Ed eccoci qui, ben ritrovati dopo quanto? Un mese? Un bel po' di tempo con la serie dei calciatori che seguo, ma di base una serie a cadenza randomica perché dipende dal numero di calciatori che riesco ad individuare, a seguire tra mille virgolette, però oggi voglio riportarvi diversi profili e vediamo un po' di chi si tratta. Partirei dal campionato portoghese, ovviamente non vi vado a parlare di Mbappé e Ronaldo perché avrebbe poco senso, una serie così, ha più senso parlare di giocatori che non si conoscono o si conoscono relativamente. Quindi partiamo dal campionato portoghese e dal Boavista in particolare. Il primo che vi vado a riportare è Ricardo Mangas, terzino sinistro, classe 1998, un terzino di livello, almeno per il campionato portoghese, sta facendo un buon campionato, bravo nel dribbling, un buon terzino che spinge tanto da manforte alla fase offensiva, ha nelle corde questa spinta sulla fascia sinistra ed è un calciatore che credo possa valere, un buon terzino, chissà che non possa poi in futuro riuscire anche a giocare in squadre più importanti proprio nel panorama portoghese. Ma rimanendo a parlare di terzini, andando però in Inghilterra, voglio parlarvi in questo caso di Finn Beck, che è un po' un nome, cioè un nome che richiama qualche cartone animato, mi sembra molto da cartone animato sto Finn Beck, però a parte gli scherzi, terzino inglese classe 2002, calciatore che milita nel Carlisle United e similmente a Mangas, in proporzioni minori, visto che gioca in Serie D, però comunque parliamo di un buon terzino per la categoria. Ripeto, sottolineo perché magari qualcuno, cioè, quando io dico buon, ottimo, si riferisce in particolare alla categoria in cui si trova. Se io parlo di Finn Beck, non vi parlo di un giocatore da Champions League, vi parlo di un giocatore buono e molto buono per la categoria in cui si trova. Ecco, è una sottolineatura che magari qualcuno non comprende, per esempio, però vabbè, a parte questo, terzino di spinta, giocatore che, come dicevo, fa avanti e indietro su quella fascia, ha una buona tecnica di base e giovane età, può ancora crescere e anche lui riuscire a raggiungere le proprie ambizioni, vedremo se in effetti poi ci riuscirà. Ma altro calciatore molto intrigante che sta facendo bene è Sten Reinkort. Parliamo di un attaccante estone, classe 98, calciatore del Kuressaare, formazione del campionato estone, giocatore di buon livello, attaccante che oltre ad avere un buon tiro perché un tiro di potenza, comunque anche una buona tecnica di base, attaccante che può ancora fare meglio e chissà che magari non andare per esempio a un Flora che è la squadra più forte del campionato estone, è un attaccante che segna tanto, 13 gol fino a questo momento, almeno nel momento in cui l'ho seguito, quindi ora probabilmente sarà anche a qualche gol in più, giocatore che credo possa fare sicuramente ancora meglio e dimostrare di essere un profilo di assoluto livello per la categoria. Ma il discorso vale certamente per Mattias Manilan. A parte le 400 vocali, però parliamo di un altro attaccante, sempre di nazionalità estone, classe 2001, calciatore di buon livello che segna con buona continuità, fisico, quindi fa anche un buon lavoro spalla porta per la squadra ed è un giocatore che può ancora crescere tanto. È giovane e ha margini di miglioramento. Se non sbaglio, milita sempre nel Kuressaare, ma credo sia in prestito dal Flora, che ripeto è la squadra più forte del campionato e chissà che non possa poi, diciamo, crescere ulteriormente diventando un perno dell'Estonia, se vogliamo. Giocatore che milita
nell'under 21 estone è Roby Sharma. Parliamo di un'ala classe 2001 del Paide, altra formazione importante nel panorama estone, esterno che sta facendo molto ma molto bene, ben 16 gol e 9 assist fino a questo momento, giocatore molto molto forte, tecnica di base importante, qualità e anche discreta prospettiva, visto che può ancora crescere tanto, è giovane e ha ampi margini di miglioramento. Chissà che per lui in futuro non ci possano essere delle opportunità nei campionati che contano. Torniamo però in Inghilterra e in particolare in League 2 perché voglio parlarvi di Ronan Dersi. Parliamo di un trequartista, che diminuisco la luminosità così si vede meglio, forse. Vediamo un po'. Ronan Dersi, trequartista 2000, calciatore dello Swindon Town, giocatore che anche lui vanta una buona tecnica di base, qualità sicuramente importanti per la categoria. Certo, pochi bonus fino a questo momento, sia in termini di gol che in termini di assist, però parliamo di un giocatore di qualità, un trequartista che è il numero 10 anche dello Swindon. Un giocatore molto importante per la realtà della League 2. Ma a questo punto andiamo in Serie C francese perché sono tre i calciatori che vi voglio raccontare, ovvero Freddy Mbemba, attaccante 2002 del Dunkerque, giocatore di buon livello, anche qui parliamo di un buon attaccante, veloce, con una buona tecnica di base che tra l'altro porta a casa bonus con continuità a gol, assist, sta facendo un buon campionato e credo possa ancora fare meglio. È giovane, ha 20 anni, vabbè, quasi 21, per quanto lui li faccia 16 dicembre, quindi ha voglia che prima che ne faccia 21, però parliamo di un giocatore di discreta prospettiva, che secondo me potrebbe valere anche la Serie B francese, la Ligue 2, magari fare un'onesta carriera. Vedremo un po'. Poi, altro calciatore del Dunkerque è Semih Baghdadi, attaccante classe 97, calciatore di buon livello. Segna anche tanto, è un attaccante fisico, bravo nei movimenti offensivi. E si vede, diciamo, che ha abbastanza esperienza in questi campionati. Un buon attaccante, di livello, il classico attaccante di categoria che comunque ti permette di avere, un certo numero di gol se vogliamo a fine stagione, sempre che non si infortuni o no, non gli capitino cose, particolari. Ma restando a parlare di attaccanti, nel campionato del terzo campionato, diciamo, francese, come avete visto, parliamo di Ishan Sako, attaccante anche di francese, classe 97, calciatore fisico, anche in questo caso, attaccante di buon livello. Ecco, in termini realizzativi potrebbe fare qualcosa in più, però ha un ottimo tiro da fuori ed è un giocatore assolutamente valido per la categoria e certamente per l'Avranches, formazione in cui egli milita. A questo punto direi di tornare nel Regno Unito perché sono diversi calciatori da sottolineare in League One, quindi in Serie B scozzese. Parliamo di Jordan Allan, innanzitutto, attaccante classe 98 del Clyde, come dicevo, formazione scozzese, attaccante di ottimo livello, è già arrivato in doppia cifra, sta facendo un grande campionato, segna tantissimo ed è un giocatore che sa usare anche, nonostante non sia altissimo, sa usare comunque il fisico, ha ottimi movimenti offensivi, è un giocatore che potrà dire la sua in futuro. Chissà che non ci saranno opportunità dopo questa ottima stagione che è ancora in corso, chissà che non possa magari attrarre delle attenzioni nel massimo campionato svedese. Sì, svedese, scozzese, cosa che vedo abbastanza probabile. Ma parlando di altri calciatori intriganti, uno certamente rimanendo in casa Falkirk,
o meglio, andando in casa Falkirk, è Ola Lawal, trequartista irlandese 2001, anche egli molto giovane, parliamo di un giocatore tecnico, buone qualità, è un buon trequartista, giocatore che, ripeto, per il livello della Serie B scozzese è un calciatore di livello, tecnico, ecco, in termini realizzativi potrebbe fare qualcosa in più, però diciamo che è una caratteristica particolare del luogo, se parliamo di trequartisti, quella di non segnare oppure non fare tanti, meglio, assist sì, però diciamo che ci sono pochi trequartisti al mondo che segnano tantissimo. Però parliamo di un giocatore assolutamente valido, ma assolutamente valido è Aidan Nesbitt. Parliamo sempre di Falkirk, ala classe 97, calciatore di buon livello, il numero 10 della squadra è un numero di maglia non a caso, visto che ha tanta qualità, ottima tecnica di base, fornisce tantissimi assist, è un giocatore di ottimo livello per la realtà del Falkirk e chissà che in futuro non possa anche giocare in Scozia in maniera regolare. A questo punto andiamo in terza divisione polacca a parlare di Mikołaj Witkowski, centrocampista 2003 del Polonia Sroda, come dicevo, terza divisione polacca, giocatore intrigante, buone qualità tecniche, è un buon centrocampista. Certo, può ancora crescere tanto, come dicevo, 2003 è ancora giovane, e credo che il suo futuro possa essere intrigante. Ripeto, buona mezzala, nazionalità polacca e chissà che in futuro non possa scalare le categorie. Ora ci spostiamo assolutamente in Olanda, uno dei miei campionati preferiti, sono il mio preferito in tema giovani, soprattutto la Serie B olandese con le squadre giovanili di Ajax, PSV, AZ, ci sono piene zeppe di talenti e parliamo infatti di PSV. Under 21, diciamo così, e parliamo in questo caso di Isaac Babadi, ok, abbastanza impronunciabile, però parliamo di un trequartista 2005 che attualmente milita nell'Under 18 olandese, giocatore di ottima prospettiva, buona velocità, può ancora migliorare perché credo possa fare di più sia in termini realizzativi e che di bonus, però è un giocatore molto intrigante, ancora tanto giovane, quindi può ancora crescere. È normale che non sia pronto subito, però io credo che abbia dei discreti margini di miglioramento, quindi sia un giocatore da tenere in considerazione. Ma il discorso vale certamente anche per Yusuf Barasi, attaccante turco, 2003, calciatore che milita attualmente nella Z e che sta segnando tanto, soprattutto nella squadra giovanile, perché qui è riportato che milita nella Z, però lui soprattutto gioca in Under 21, dove segna tanto, dove tra l'altro è anche rigorista, per cui è un valore aggiunto per un attaccante, e ha dei buoni movimenti offensivi, è ancora giovane, quindi, ripeto, può ancora crescere. Parliamo di un giocatore che chissà, magari con il tempo in prima squadra alla Z potrà trovare spazio, considerando anche che un certo Pavlidis prima o poi andrà via per abbracciare lidi più importanti e quindi Barasi, in quanto prima punta, potrebbe doverlo rimpiazzare. Vedremo un po'. Ma tornando in Portogallo, andiamo in seconda divisione per trattare di João Oliveira, altro terzino, in questo caso destro, classe 1999, tutto sommato ancora giovane, diversi anni di fronte a sé, nella sua carriera è un buon terzino, tecnica, corsa, fa avanti e dietro su quella fascia, spinge tanto, dà quindi manforte alla fase offensiva del Feirense, parliamo di un calciatore anche qui intrigante, un buon terzino che può ancora crescere e dire la propria nel corso degli anni. Ora torniamo ancora una volta in Inghilterra,
Oggi sono tanti giocatori provenienti da quelle parti, perché voglio parlarvi di Sam Nombe, attaccante classe 98, non più giovanissimo, però parliamo di un giocatore molto importante nell'Exeter City, calciatore tecnico, buone qualità in generale e tanti tanti bonus, gol, assist da vendere. È sicuramente un perno di questo Exeter e certamente parliamo di un giocatore importante. Per cui sta dimostrando le sue qualità anche in Serie C, perché se non sbaglio l'Exeter l'anno scorso o qualche anno fa militava in Serie D, quest'anno Nombe sta facendo molto bene e dimostra di valere assolutamente la categoria. A questo punto però andiamo avanti perché parliamo allora di due giocatori, aia, naso, due giocatori calabresi che militano attualmente in Eccellenza e Promozione. Il primo è Mescar, che ha esordito con Reggio Mediterranea, centrocampista 2006, calciatore molto ma molto giovane, che come dicevo ha esordito negli scorsi giorni con la Reggio Med, prima squadra, e se non sbaglio è andato in gol nel match contro l'Acri, se non ricordo male. Parliamo però di un centrocampista di qualità, che sta facendo, ripeto, bene, buona prospettiva, ripeto, è un 2006 e piano piano credo possa ritagliarsi il suo spazio in prima squadra, ripeto, visto che sta dimostrando di avere delle qualità non indifferenti, per cui calciatore da tenere secondo me sott'occhio, ma così come, diciamo, quasi implicitamente mi viene da dire da tenere sott'occhio è Athos Ferracci, attaccante 2000 del Cassano, Sibaris, che è stato anche al centro del mercato dicembrino, visto che tante squadre di realtà anche superiori lo richiedevano dopo l'ottimo inizio di stagione. Parliamo di un attaccante che segna a raffica. Credo quest'anno vincerà, non dico a mani basse, la classifica capocannonieri perché Petrone sta facendo anch'egli molto bene e è lì comunque a spingere, però sta facendo una stagione straordinaria Ferracci, giocatore che segna tanto, che ha anche qualità tecniche, che batte i calci di rigore, è un attaccante completo e che assolutamente non merita di giocare in promozione, poco ma sicuro. Ora torniamo un po', a livelli leggermente più importanti. Andiamo infatti in casa Brighton perché non posso che non parlare di Kaoru Mitoma, ala giapponese classe 97, quindi non più giovanissimo. Però giocatore che sta facendo il devasto con De Zerbi, bravissimo nell'uno contro uno, molto molto rapido, nel breve soprattutto, sta segnando tanto, anche bei gol perché diversi gol a giro, di buona fattura tecnica, giocatore che sta crescendo tantissimo in breve tempo e credo possa diventare un perno di questo Brighton e anche della Premier più in generale nel corso del tempo. Ma altro giocatore che si sta ritagliando uno spazio importante in Liga è Javi Puado, esterno classe 1998, che come dicevo milita nell'Espanyol, o meglio non lo dicevo però lo stavo pensando, parliamo di un esterno anche qui veloce, più fisico rispetto a Mitoma che è molto basso, è un baricentro anche lui molto basso, però è un giocatore comunque molto valido, sta segnando anche con buona continuità, per quanto possa ancora fare di più, perché è un giocatore che può ancora essere più decisivo, bravo nel dribbling, nell'uno contro uno, ripeto, sta sempre più ritagliandosi spazio, è un esterno principalmente, però io credo che anche in coppia con un attaccante fisico possa fare bene, nel ruolo un po' di seconda punta, se vogliamo, un giocatore comunque duttile che il suo lo potrà certamente dare in futuro. E ora chiudiamo con quattro calciatori di Serie D, giocatori che nel girone I mi hanno convinto e di cui voglio quindi parlare. Partiamo dal Trapani e partendo dal Trapani voglio trattare di Federico Marigosu, trequartista 2001, under in Serie D, i 2001 sono under quest'anno, l'anno prossimo non più, ma
Parliamo di un giocatore, tra le altre, se non sbaglio, ex Cagliari, tecnico, calciatore di buone qualità, che, ecco, in termini realizzativi, e di assist può ancora fare meglio, però è un giocatore di ottimo livello per la categoria e che credo che il suo percorso, anche eventualmente tra i professionisti, lo potrà di sicuro fare con la giusta testa. Ma io credo che lo farà di certo, sempre con la giusta testa, che nel calcio è fondamentale. Mattia Vitale, centrocampista 2004 del Catania, che sta giocando con ottima continuità perché c'è l'obbligo di giocare con un 2004, ma soprattutto perché è un giocatore che se lo merita, visto che sta segnando tantissimo. Per una mezz'ala ha fatto qualcosa come 5-6 gol in campionato. È un giocatore di ottime qualità tecniche. Ripeto, sta dimostrando di essere veramente valido e di avere prospettive di fronte a sé importanti. Ora deve confermarsi, però io credo che non abbia problemi. Questo Catania, che l'anno prossimo andrà di certo in Serie C, io penso che anche nel professionismo possa ritagliarsi uno spazio importante. Ma così come un giocatore che sta crescendo di giorno in giorno è Leonardo Saito, alto 2004. Parliamo di una prima punta delicata che sta segnando tanto nell'ultimo periodo, al fianco di Minacori sta facendo molto molto bene, attaccante fisico che lavora anche spalla porta, nei contrasti con i difensori avversari, ma anche delle buone qualità tecniche e, ripeto, una certa freddezza sotto porta che gli permette di segnare con discreta continuità. Giocatore di ottima prospettiva che all'Icata sta facendo molto bene, così come anche un certo Mudasiru, Yalilu Mudasiru. Parliamo di un centrocampista, un mediano in particolare 2002, di altissimo livello, giocatore bravo in termini di quantità, quindi a centrocampo nel lavoro, diciamo, sporco, ed è anche un calciatore discretamente tecnico, con la mattonella del tiro da fuori. Lui dai 25-30 metri almeno 2 volte a partita tira e spesso ci becca anche, perché ha questo tiro da fuori molto velenoso che in Serie D spesso si insacca alle spalle del portiere. È un calciatore molto molto valido che sta facendo sempre sempre meglio in quel di Licata. Io a questo punto mi fermo, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.